Potente, pa ragazzi, qua Max oggi, oh my god, oggi sono da solo a presentarvi uno squad builder che avrà un qualcosa di fantastico. Perché infatti oggi sono qui a presentarvi la squadra più buggata di FIFA 15. Ci tengo però a fare un paio di precisazioni, perché infatti, come voi ben sapete, il mio ultimo squad builder che avevo fatto all'incirca un mesetto fa era quello in cui vi presentavo quella che secondo me era la squadra più forte di FIFA 15. Però, c'è sempre un però, perché infatti era la squadra più forte se appunto si avevano quelle capacità necessarie per utilizzarla. Nel senso, ad esempio, in attacco c'era Chikawi, e Chikawi, per utilizzarlo al meglio, bisognava, diciamolo così, utilizzarlo facendo le skill. E appunto magari c'erano persone a cui non sapevano farle e che si trovavano in difficoltà ad utilizzarlo. Quindi ho detto, siamo in periodo natalizio, andiamo incontro a tutti, facciamogli un regalo ai miei iscritti, che ormai siamo in un macello, siamo tipo 93.000. Regaliamogli lo squad builder nella quale presenterò loro la squadra più buggata di FIFA 15. E quindi cosa veramente fantastica. Come invece seconda cosa, vi volevo ricordare di passare da onefifa.com se siete interessati a comprare crediti di FIFA. E mi raccomando, utilizzate il codice AXL con 2 come discount code. E ho scoperto un nuovo metodo di pagamento, che è quello di Skrill. Poiché infatti, se andrete sul sito, selezionerete i vostri crediti e sceglierete come metodo di pagamento quello con Skrill, vi basterà inserire la vostra email e la vostra password relativa all'account Skrill per avere subito i crediti che appunto di cui necessitavate, se si dice. Quindi cosa veramente fenomenale. Però mi raccomando, utilizzate Axel con 2 come discount code. E detto questo, andiamo a vedere la squadra. Oh mio Dio, che cosa non è? Mi viene da vomitare nel vedere quanto questa squadra è buggata. Cioè, è una cosa veramente paurosa. L'avversario ve la vede, dopo 2 minuti quitta già, perché siete troppo forti con questa squadra. Innanzitutto ci tengo a dire che comunque non è la meno costosa, perché infatti io come portiere non utilizzavo CGF, bensì Courtois. Quindi questa qua secondo me è la squadra più buggata di tutto il gioco. Però Courtois, costando così tanto, ho deciso di non definirlo come giocatore buggato. Quindi rimettiamoci Szczesny ed ecco qua la squadra più buggata di FIFA 15. Ma andiamo subito a vederla. In porta, come già detto, utilizziamo Szczesny, che secondo me è il secondo portiere più forte, perché infatti il primo più forte è Courtois. Io preferisco utilizzare Courtois perché ho i crediti necessari per comprarlo. Se voi non li avete, mettete Szczesny, tanto l'intesa non cambierà assolutamente. Come terzino sinistro utilizziamo Shennikov, anche lui terzino sinistro che ho avuto l'onore di scoprire, perché è un po' come diciamo il suo complice, il terzino destro del CSKA, che era Mario Fernandez se non sbaglio. Fortissimo, si trova sempre al posto giusto nel movimento giusto. Come duo difensivo centrale, da una parte utilizziamo il Kolo Touré, ormai elemento insostituibile della mia squadra, e Kyle Muro, veramente eccezionale. Come terzino destro troviamo Gonul, molto probabilmente l'ho pronunciato nel modo sbagliato, ma tranche, lasciatemelo passare. Come due dei centrocampisti difensivi centrali, da una parte troviamo Tioté e dall'altra Mikel. Fenomenali entrambi, ma ragazzi, questo giocatore è un qualcosa di indescrivibile. Pagato solamente 1000 crediti e guardate, ragazzi, lo sto per dire, quasi più forte di Yaya Touré. Oh mio Dio, l'ho detto. Come centrocampista offensivo centrale, da una parte troviamo Vitinho, 5 stelle abilità, 4 di piede debole, e dall'altra Diego, buggato anche quest'anno. Ma passiamo all'attacco, che ragazzi, l'attacco fa schifo, ve lo dico, fa schifo perché è troppo buggato. Da una parte troviamo Dumbia e dall'altra Emenike in forma. E ragazzi, duo più buggato non esiste, ve lo posso assicurare. Secondo me questi due giocatori sono più forti di Barbo. E quindi questa qua è la squadra. Io ci tengo a fare un attimo una piccola precisazione. Ovviamente secondo me questa è la squadra più buggata di FIFA 15. Cioè, io reputo che questa sia una squadra che anche i più incapaci di FIFA riescono ad utilizzare e possono appunto utilizzare. Quindi mi raccomando, fatela, provatela, fatemi sapere cosa ne pensate. E adesso vi farò vedere nello sfondo qualche gol, perché infatti cosa è successo? Io avevo già registrato questo video, avevo fatto un commento in live, quindi avevo utilizzato questa squadra in live, in diretta. Però cosa è successo? Ho finito la registrazione, sono andato a risentirmi l'audio e non si sentiva niente, poiché il flyer era danneggiato. Quindi ho detto,
dobbiamo rifarglielo, ma rifacciamolo in questo modo, dato che adesso dovrò andare a studiare. Comunque ragazzi, in poche parole, questa squadra è fenomenale. Provatela, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, perché infatti se tra poco estrarrò l'iscritto più attivo, e anche perché una squadra così forte merita tutto il vostro appoggio. Quindi mi raccomando, provatela. E detto questo ragazzi, non ho più niente da dire, e io vi saluto, vi dico potente, a palla al prossimo video, ciao a tutti!